Sono le... Cioè, buongiorno, cacchio. Oddio, credo di non essermi mai svegliata così presto in vita mia. È il giorno del mio intervento, mi rifarò il naso oggi, però sono cioè, non riesco ancora a rendermi conto di quello che succederà. Oggi... Oh. Non so se è grigio perché è nuvolo o perché non è ancora sorto il sole. Mi suona il telefono. Sì, sono sveglia. Mi sono svegliata da sola, mi sono alzata. Sei nel mio video in questo momento. Perché sto già registrando il video dell'intervento dalla mattina. Quindi puoi salutare se vuoi. Era mia mamma perché le ho detto chiamami, perché se per caso non mi suona la sveglia io salto l'intervento. Sto viaggiando verso la clinica che è ad Albenga, quindi ci va un'oretta e mezza di viaggio. C'è il cameraman, quindi puoi salutare. Ah, e io c'è già mezz'oretta che viaggiamo, già mi sono sentita tutte le chiacchiere del cameraman. Pedanti. Ti ho spiegato il motivo prima. Sì, no, lui dice che mi riempie di chiacchiere per non farmi pensare al naso. No, non hai capito una ceppa. Io ho detto che se riesco a farti incazzare verso di me non pensi più al naso, che è ancora Infatti mi peggio. ha fatto incazzare. Prima C'ha perché... le ovaie girate nei miei No, no, confronti e sì, non mi fa pensa più. incazzare. Ma cioè, io ho già l'ansia, tu mi fai incazzare ancora di più, aumenti Vabbè, l'ansia. però cambi il Io bersaglio. adesso mi vado ad operare con il dottor Gualdi e qua sotto mettiamo anche il suo sito. Ah, anche il canale di YouTube, mi No, non ha il raccomando. canale di YouTube. Siamo arrivati ad Albenga, adesso dobbiamo cercare la clinica. Il cameraman, cioè guardate com'è conciato. Fai un saluto alle divette. Ora io sono qua, questa è la mia stanza in clinica e adesso dovrò mettermi questa cosa, cioè con niente sotto. Poi dovrò mettere la cuffietta per i capelli e questi come calzini. Quindi niente, adesso io mi preparo, adesso mi vedrete senza trucco, orribile. Questo è il naso che abbiamo progettato assieme, logicamente questo è un fotoritocco. Quello che dobbiamo fare è sproiettare leggermente questa punta, stringerla, correggere queste imperfezioni che le due crus mediali ti evidenziano, ti danno fastidio, e eliminare questo lieve giro. È arrivato mio padre, mando un saluto alle Ciao, divette. ciao! Meno male che è venuto il Frankie, così in due riusciranno ad assistermi. Vabbè, adesso mi cambio. Questo qua è il mio, di adesso. Sì. E questo è il ritocco a Photoshop che ho fatto di come voglio il mio naso. Ah, ok. Non parli più? Ti auguro di non aver mai due tamponi infilati nel naso. Sembro Paperino. Abbastanza. Paperino. Adesso mi metto sulla barella. Faccio l'entrata in grande stile e salto fuori. Bravissimo. Ok. Vediamo dopo. Ok, ciao Rem. Ciao. Ciao. Ok. Allora, sto un po' drogata ancora, un po' di tosse, un po' di dolore al naso, però tutto sopportabile. Ok, boh. Ancora non si vede com'è andata, quindi lo scopriremo. Ok, sì. Boh, sentiamo le opinioni del genitore. Sei preoccupato? E beh, la vedi così, è sempre una Ah, ti hai cosa. preso un po' male, eh? E beh. Vabbè, se non altro è una cosa progettata, programmata. No, 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 non come quella volta che è finita con la faccia nel parabrezza, no? Te lo ricordi quella volta là quando... lì è stata più tragica, perché quando non te Tragica, l'aspetti... sì. Una giornata lunga. Intervento finito, adesso cioè, la degenza, poi il viaggio di ritorno. Boh, speriamo che il viaggio di ritorno non sia troppo complesso. Ma hai sentito che tiro notevole, no? No, ho sentito a volte un po' di dolore e gliel'ho detto, però...
No, non ho sentito le ossa. Bene. Ecco lì la convalescente. Non mi avvicino troppo con la camera perché altrimenti mi si impressiona l'obiettivo. Quella faccia brutta lì. Ho solo un po' di sangue. Ma tu ti devi vedere perché hai fatto la foto, ma... Non sono vista nella foto. Che cosa ne pensi? Che sono bella anche conciata così. È l'effetto d'anestesia, non è ancora passata. Sto bene, dai, tutto sommato. Ho avuto giornate migliori, però pensavo peggio, dai. Allora, è venuta mia mamma a trovarmi, però io sto benissimo, quindi va tutto bene. Non ho male da nessuna parte, un po' di fastidio respirare, però veramente sto benissimo e non riesco a smettere di parlare perché a me l'anestesia fa effetto drogano e quindi sono tutta esaltata. E chiacchiera, parlo come il cameraman quando è normale. Io non mi sono anestetizzato. Però tutto bene. Pollice in su, di nuovo, tutto bene. Tutto bene. Ciao Divetti. Cosa hai fatto? È successo che mi si è dissanguato tutto il naso e mia mamma si è spaventata. Io no, perché tanto, per due cose di sangue. E niente, sanguina un pochino, però io non ho male, non ho fastidio, sto benissimo, parlo come una macchinetta, sto a posto. Divette, divetti, sono stata dimessa, qui adesso mi vesto e torniamo a Cuneo con il cameraman. Sono stata obbligata a stare con il cameraman fino a domani, obblighi medici, perché un po' di sangue, un po' di schizza, sangue un po' dappertutto, no, scherzo, solo che il naso rifatto sanguina un pochino, quindi bisogna starci un po' dietro, e poi sì, comunque mi giro un po' la testa, adesso vedete questa roba proprio per il sangue. Però vi assicuro che non ho dolore, sto benissimo, parte un po' la testa così e io avevo paura di respirare con la bocca, nel senso che temevo proprio il fatto di, oddio, invece una volta che è così ci si abitua e non sto soffrendo per niente. Poi qua ho dei tamponcini, quelli insanguinati, che toglierò domani o stanotte, li toglierò e poi sarò a posto, dovrò fare mettere degli spray, così sarò a posto. Quindi ora mi vesto, ripartiamo, ci vediamo tra un po' in viaggio. Guarda, per una volta sei più bello di me. Comunque, adesso mio papà torna a casa, vi saluta e vi annunciamo che ci sarà una sorpresa in futuro che riguarda lui e il canale di YouTube. Quindi salutiamo, ciao Ciao, Divette. ciao, ciao. Ciao. Ah, stiamo tornando a Cuneo, io parlo come Paperino. Sei abbastanza. E il cameraman sta guidando. Cerchiamo di non distrarre mentre superiamo il Ecco, questa camionaggio. sono io. E volevo dire che mi sento benissimo, benissimo. Benissimo! Benissimo. Ma ne marei! Parli come un negozio della cosa d'avorio che ti è trasferito, bra! Non farmi ridere che fai sanguinare il naso. Poi ti salta il punto. Neanche la virgola. Volevo dirvi che l'anestesia, la famosa sedazione, è stata una figata perché io avevo paurissima della sedazione, non la volevo. Però poi ho rotto talmente le balle che non smettevo di... perché praticamente mi hanno dato il Valium prima dell'intervento. Il Valium mi ha fatto parlare a dismisura. Cioè, invece di farmi star tranquilla, ho iniziato a parlare. Così mi hanno sedata con l'anestetico. Però vi dico che a differenza dell'anestesia totale, in cui mi sono stata veramente male quando mi è stato iniettato il farmaco dell'anestesia totale, la sedazione tu non ti accorgi di addormentarti, poi ogni tanto mi svegliavo, sentivo qualcosa, però non ho sentito niente, non ho sentito ossa rotte, non ho sentito niente. E niente, quindi sono veramente contenta, non sto soffrendo. Là ci vado! E lì c'è Spotorno! No! Vado!
torno poi rivado. Ma sono pazzi quelli che danno i nomi ai paesi, ma sono proprio scemi. Vi faccio notare non c'è che niente in mezzo. Vi faccio notare che sono io quella drogata e non lui, detto no. Tutto. Io ho bevuto la Red Bull, cioè, no, sono a casa del cameraman perché stasera sarò qui. Qui. E il cameraman oggi è gentile, no? Ah, visto? Si è offerto di ripararmi il microfono che mi si era rotto, l'impaccatura del microfono. E allora me lo sta riparando. Allora, qui ho un punto, mi ha detto, qui dove c'è questo rosso, perché ha dovuto fare un lavoro lì sulla punta. Non ho capito. Spero non sia troppo in su. Cacchio, troppo in su, guarda. Ma no, ma perché... No, ma adesso è schiacciato. Da lì ci va un anno prima che sia sesso. Le divette mi hanno scritto che mi stanno già insultando in giro per il web, quindi poi andiamo a farci un giro a guardare gli insulti. E voglio proprio vedere cosa dicono i rosiconi, però... Lo so che i rosiconi rosicheranno tantissimo. Allora, il cameraman mi ha preparato questo piatto di tacchino e non so cosa, formaggio. E basta. Basta. Mentre si guarda un film con Bud Spencer. Vabbè, mentre guardi Bud Spencer devi mangiare. Non a me viene l'accento romano con sto naso. E viene l'accento romano. Comunque... Ho problemi a mangiare perché non riesco a mangiare e respirare nello stesso momento e quindi ho un problema. Ti ho fatto la faccina con le stelline così. Proprio sei il sorrisone da smile. Ah, con due Z, cavolo. Sì. Se volete vedere tutta la puntata di Micchiate, vi lascio il link dell'info box del video di Micchiate di Adam Katzman. Stiamo guardando i commenti che mi insultano sul tribunale del tubero, una pagina di Perculo. Ha messo questa foto, ha copiato la mia foto e qua ci sono tutti i commenti dei rosiconi che dicevamo prima. Lei non era quella che diceva di essere fighissima così? E beh, adesso sono ancora più figa, non è che c'è un limite alla, non è che c'è un limite alla fighezza. Rimane il fatto che il suo mento è di 20 cm più avanti rispetto al resto del corpo. Ti risulta? Vabbè, non tutti hanno il senso delle proporzioni, abbi pazienza. Sai che i 20 centimetri che misura quella persona lì li avrà rapportati a 20 centimetri a cui è abituata lei. Probabilmente i suoi 20 centimetri con cui ha a che fare sono lunghi così, capito? E quindi lei conta, questi sì. Sono 20 centimetri, perché il tipo che gliel'ha detto ha detto: ecco, vedi, sì, io ce l'ho di 20 centimetri. Io ce l'ho di 20 centimetri. Ah, ecco. E quindi, ecco, infatti, quindi questi sono i tuoi 20 centimetri. Ma leggi questo. Cosa manca? Ah sì, trapianto di capelli, limatura al mento e occhi. Si possono rendere meno infossati e più grandi? Quello che ci vorrebbe è un trapianto di cervello. E infatti dicono che io ho dei brutti occhi, che i rosiconi dicono che io ho dei brutti occhi. E cosa ci vuoi fare? Saranno tutti musulmani che odiano gli occhi azzurri. Sto da Donada. Sono nel letto del cameraman, come vedete è tutto leopardato e lì c'è il cameraman. Dai la buonanotte alle divette. Ciao. Allora, sono a casa, sono le 7 del mattino, ho dormito dal cameraman fino alle 6 e poi però, cioè, ho dormito, non ho dormito per niente, non ho dormito neanche un secondo e quindi non è stato bello, anche se ringrazio il cameraman per avermi sopportata per tutta questa avventura. Non ho sempre dei dolori né nulla, però mi dissanguo un pochino, ogni tanto mi esce la goccia di sangue. E allora... Però a parte il sangue, veramente non ho nessun dolore, niente di niente. Comunque io vi saluto
e soprattutto ringrazio il dottor Gualdi per non avermi fatto né gonfiare la faccia, né venire lividi, a parte appunto qua un pochino, però veramente zero gonfiore, zero di niente, zero dolore, zero gonfiore, zero lividi, cioè, e sono veramente contenta. Ciao! È un po' come avere le mestruazioni al naso.